Vi auguro buona domenica, questa è la domenica della Santa Famiglia di Nazareth, vi auguro anche buona conclusione. Nelle nostre comunità noi canteremo anche il Te Deum. Saremo benedetti con la Santissima Eucaristia. Questa domenica conclude l'anno civile. Ringraziamo il Signore per tutti i doni che abbiamo ricevuto. Chiediamo al Signore anche di saper vivere i momenti di fatica, di difficoltà, anche i momenti di fallimento che fanno parte della nostra vita. E non c'è migliore conclusione quando noi offriamo a Dio questi 365 giorni. Adesso ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino di Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser, era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Continua lo stupore del Natale, dell'Emmanuele, del Dio con noi. E l'Evangelista Luca, lui che ci racconta l'infanzia di Gesù, ci presenta in questa domenica, la seconda domenica dopo Natale, e siamo ancora nell'ottava di Natale, come se fosse un unico giorno, ci presenta l'offerta di Gesù, l'offerta che i genitori, Maria e Giuseppe, fanno a Dio al Tempio. Il profeta Simeone e la profetessa Anna. È Gesù che cresce in età, sapienza e grazia. Ma c'è una parola molto importante di questo Vangelo, lo stupore. La famiglia di Nazareth ci viene presentata nella sua bellezza, nella sua quotidianità, nella povertà, nell'umiltà, ma anche nella fecondità. La fecondità della famiglia. La famiglia, dicono o dicevano i sociologi o i pastoralisti oppure gli economisti, è la cellula della società.
La fecondità della famiglia è una famiglia che è fatta di relazioni armoniche, dove si apprende e si educa all'onestà, al perdono, all'amore, alla solidarietà, alla carità, alla prossimità, all'empatia. Noi celebriamo nella seconda domenica dopo Natale sempre la Santa Famiglia di Nazareth. Presentiamo le nostre famiglie, preghiamo per le nostre famiglie, ma anche sul vero senso cristiano della famiglia. E sappiamo che nel contesto in cui noi oggi viviamo, che è sempre un contesto meno cristiano, è un contesto dove la famiglia è smarrita, ma dove ci sono anche delle buone e belle famiglie. E la famiglia di Nazareth è il modello, è il paradigma, è l'ideale, ma non è la famiglia perfetta. Non è, noi dobbiamo essere come quella famiglia, è la famiglia che vive la vocazione nel sì a Dio, è la famiglia della cura, della custodia, dell'accoglienza. È la famiglia che fa esperienza dello stupore, è la famiglia che fa esperienza del dono di Dio. Una famiglia che fa esperienza del dono di Dio nell'umiltà, che tutto viene da Dio e che tutto va offerto a Dio. È una famiglia che cresce giorno dopo giorno, cresce nell'amore e nella volontà del Signore. E questa è la famiglia di Nazareth, e questa è la quotidianità di Nazareth, e questo è il mistero dell'incarnazione che noi celebriamo in questo Natale. E che ogni famiglia benedetta, suggellata dallo Spirito Santo e confermata dalla grazia di Dio nell'umiltà, nel nascondimento, nel sacrificio del lavoro quotidiano, nella lotta, nel combattimento, nell'affidamento e soprattutto nella preghiera, nel vivere domenica dopo domenica il giorno del Signore, nel fare, ripeto, della propria vita un'offerta, si fa esperienza della luminosità di Dio, della luminosità del Natale. È il bambino. Quel bambino che è Dio, che noi abbiamo contemplato nel mistero della grotta, nel mistero di Betlemme, che si fa pane, quel bambino inizia a crescere. Il Dio infante, il Dio senza parola diviene parola. Il Dio che non si sottrae agli sguardi di Maria e di Giuseppe, ma anche non si sottrae agli sguardi del profeta Simeone, della profetessa Anna. Dio che non si sottrae nemmeno ai nostri sguardi, Signore. Veglia, custodisci le nostre famiglie, che siano benedette e ogni giorno possono fare esperienza del dono di Dio e dello stupore della vita.